Alla fine un risultato che fa male, non nella quantità ma nella qualità, perché il Trepenne gioca una grande partita, soffre ma non subisce, resta in gara, a tratti se la gioca pure. Migani di fatto è chiamato a compiere una parata, Simoncelli e Moretti sgomitano là davanti e ci vanno anche vicino. Il Trepenne sognava l'impresa, l'ha accarezzata, difesa per 89 minuti fino al gol di Mitrev che ha spezzato una partita quando oramai lo 0-0 sarebbe stato giusto premio al valore dei giocatori di città. L'ordine dei biancoazzurri spiazza Rabotnički che non trova spazio, il centrocampo fa fine. E per vedere la prima conclusione occorre aspettare il 16esimo, ma attenzione, non è degli ospiti. Il lancio di Gasperoni scavalca la difesa, la palla per Moretti è interessante, l'attaccante rientra sul destro, poi perde l'attimo per concludere da ottima posizione. Cresce l'intensità, Tredecevski entra in aria dalla destra, il giocatore macedone spara sull'esterno della rete. Il finale di tempo è del Rabotnički, su punizione tocco per Duranski che esplode un gran tiro, Migani con i pugni respinge a fatica, ma il risultato è 0-0 quando si rientra negli spogliatoi e questo è quel che conta. Nella ripresa il sogno del Trepenne sembra assumere qualcosa di più concreto quando Simoncelli va a rubare un pallone che apre una strada verso la gloria. L'attaccante punta la porta, il tiro è di quelli che possono far male. Sisovski fa fatica ma riesce a salvare il risultato. Forse se l'avevo sui sondaggi, l'ho avuto sul manzino, ho tentato di calzarla forte e forse l'ho pelata troppo bene perché è partita dritta per dritta, magari se la sporcavo un pelo forse era meglio, però purtroppo ormai è andata così. Ci penserò stanotte. Il tempo passa, il Trepenne c'è ancora, con il suo ordine, con l'attenzione necessaria. Merendino fa un gol al contrario quando a 13 minuti dalla fine salva così sull'avversario. Poi quel finale che fa male, il Trepenne concede due corner di fila, fatale il secondo, quel pallone passa, deviato sul primo palo, Mitrev non può sbagliare. Il Rabotnički trova il vantaggio e vince 1-0, amaro il calcio, quasi doloroso in certi casi. Ottimo il Trepenne, per cuore e carattere, è mancato solo quel pizzico di fortuna che deve essere l'unico rammarico di un Trepenne che conferma la sua crescita internazionale. Il San Marino Stadium non è più terra di conquista, poi resta la delusione, la normale delusione, per esserci andati così vicini ancora una volta.